Ciao ragazzi, sono Dani e oggi sono qui per ricordarvi che le live di Twitch le potrete vedere anche qui su YouTube integralmente. Per scoprire come farlo è sufficiente che clicchiate sul link che vi esce qui in alto. Grazie mille per il supporto e buona visione. E rischiare Inter-Napoli, come la vedreste? Perché siccome succederà questo... Io penso che giocando per la nazionale sua è normale che voglia giocare. Se sente dolore... è meglio che non giochi, ma proprio per una questione sua, perché magari giocherebbe un brutto terzo quarto posto, quindi non avrebbe senso giocare. Però io penso che un giocatore per la propria nazionale giochi, quindi cioè ci sono scelte sue alla fine. Se poi se la rischia così, ahimè, non può fare tanto. No, più che altro, io devo essere sincero, credo che comunque con un Çalhanoğlu che gioca come stia giocando in quella posizione... possa anche non sentirsi la mancanza di Brozovic. Cioè, per me Çalhanoğlu sta giocando molto bene la posizione di regista, quindi... Questo è senza dubbio un fattore, però inevitabilmente per Inzaghi sarà importantissimo avere tutti a disposizione, perché è vero che Çalhanoğlu ha imparato, ha dimostrato di poter interpretare il ruolo in maniera molto molto efficace. Attenzione, ma sono comunque due giocatori con caratteristiche differenti, secondo me. Vero. Quindi in una contro una squadra che viene a pressarti e magari ti col rischio di ritrovarti spesso a giocare nello stretto nella tua tre quarti campo, forse hai più bisogno di Brozovic che di Çalhanoğlu. Scusate però la dirigenza dell'Inter quest'estate compra Slani e lo compra perché era un'occasione di mercato, indubbiamente, ok, non è stata una richiesta di Simone Inzaghi. Compra Slani. Aslani evidentemente non è quello che ci hanno fatto credere fino ad oggi, perché se oggi si critica giustamente De Ketelaere, si deve criticare anche Aslani, a proposito. Perché Aslani è sicuramente un ottimo prospetto, ma ad oggi non ha fatto vedere quello di cui è capace, no? Perfetto. Detto questo, il mister, che è un gigante, si è inventato Çalhanoğlu lì. Çalhanoğlu non ha mai giocato lì, ragazzi. Ma in realtà si diceva da quando era al Milan, però sta roba non qui, con Giampaolo. L'ha fatto il maestro Damiano, Giampaolo l'ha messo anche regista. L'ha fatto il maestro, me lo sono ricordato adesso. E non ha reso perché ovviamente giocava con un altro modulo tattico, perché Giampaolo non giocava a 3, non giocava a 3-5-2 Giampaolo. Giampaolo giocava col 4-3-1-2. Vabbè, ok, perfetto. Il mister si inventa Çalhanoğlu, non ci ha mai giocato né al Milan, dove stava prima, al Bayer Leverkusen. Non ci ha mai giocato. Inzaghi se lo inventa lì e comunque sta rendendo tantissimo. Adesso il problema di Brozovic ragazzi, i problemi, i giocatori che sono andati al mondiale li hanno portati, perché anche Milinkovic-Savic è rientrato a mezzo servizio. Infatti ieri contro nell'amichevole disputata alla Lazio contro il Galatasaray non parte neanche titolare. Quindi un po' di problema di crea. Poi speriamo tutti quanti che Marcelo Brozovic, che credo sia solo dietro forse a Casemiro in Europa, in quel ruolo. Eh sì, ma io direi solo dietro Pirlo nella storia del calcio. Chi è il regista più forte in questo momento in Europa? Allora, ditemi, un milione. Chi è Kimmich è Chouameni, meglio di Brozovic? Chouameni per me è più forte di Brozovic. Chouameni per tre presenze che ha fatto, Chouameni. Ma se gioca titolare da inizio anno, Damiano, Brozovic quest'anno sta rendendo peggio. Scusa, sempre quattro mesi ha fatto Chouameni, perché Chouameni l'altro anno tu lo sapevi che faceva? No, per me Tonali, quindi, per esempio, anche più forte di Brozovic. Per te, perfetto. Quanti ce ne possono essere? Per me no. Kimmich, che hanno glorificato sto Kimmich, l'abbiamo visto al mondiale, la bella figura di merda che ha fatto Kimmich. Per me Brozovic è uno dei migliori. Solo ma perché per Chouameni non dovrebbero valere tre partite per Kimmich? Non ho capito questa. No, Kimmich, però, vabbè. Kimmich sono anni. Appunto, sono che è un fenomeno. No. Assolutamente no. Sono gusti, signori, sono gusti. Io preferisco vabbè, uno dei più forti comunque, bro. Comunque dai, la prova che il Faina ha ragione, ce l'avete davanti, che solo i milanisti ribattono questa cosa. Ecco, lo ribatterei anche io. Ma Manu, andiamo Leandro, li battiamo. Per dare una cosa, io spero che Brozovic rimanga fino alla fine e che non lo richiamino prima, anche perché quei 50.000 euro che guadagnano potrebbero servire un po' per ripianare i vari debiti. No, questo è un attacco basso. Lei ha tanti problemi in casa. C'è anche un articolo, Manfred, però, in cui dicono che la situazione economica dell'Inter è peggiore di quella della Juventus, eh? Però non se ne parla.
No, evidentemente perché sono altri i tempi che sono risaltati. No, sì, effettivamente. Evidentemente perché l'Inter non se lo caga nessuno. È l'Inter che non se lo caga nessuno. Fate parlare Vitiello. Io ho visto una Gino alta destra prima che hanno fatto risaltare, mettiamola così. Portate rispetto a Vitiello, prego, prego Vitiello. No, dicevo, evidentemente perché non è il debito in sé a far notizia, sebbene se ne sia parlato e anche tanto negli ultimi mesi, a far notizia sono stati altri temi nelle ultime settimane. Vero. Allora, il CT della Croazia ribadisce: a dolore al muscolo, non so se giocherà la finalina. Quindi aspetteremo, ragazzi. Ma poi, scusate, sarebbe sabato. Cioè, sì, ma scusami, sì. Poi soltanto una cosa, se posso aggiungere certo, il discorso che ha fatto prima Damiano. Il quale mi trova sostanzialmente d'accordo, sebbene comunque io ci vada ancora con i piedi di piombo su Aslani, perché credo che abbia bisogno di tempo. L'accostamento con De Ketelaer io non credo che valga la pena farlo, per quanto sono stati pagati, per il peso di questo acquisto. Ricordiamo quanto è stato pagato Aslani: 14 chance che hanno avuto. Aslani viene pagato in prestito con diritto di riscatto, che poi è diventato obbligo al verificarsi di alcune condizioni, e siamo sui 16 milioni di euro bonus. Sì, meno della metà. Esattamente. Meno della metà. E non ha avuto giusto. Le stesse opportunità, probabilmente. E doveva fare il panchinaro. De Ketelaer avrebbe dovuto fare il titolare, quindi ci sta pieno questo come ragionamento. Comunque . Aslani non ha ancora avuto modo di farsi vedere in campo. Cioè, ma lei è una fan di Aslani, Daria. C'ha la maglia, direi. Io sì, ma perché è mio compaesano, comunque. Solo compaesano, Ilaria? Anche lei è come Catucci, è di origini albanesi come Catucci? Ah, perfetto. Allora capiamo. Vabbè, ci sta. Ha mai quindi avuto contatti diretti con Aslani, Ilaria? No, perché così insinui. No. Fortuna no. Ragazzi, per favore, Ilaria, lei non ha secondi queste provocazioni imbarazzanti. Comunque secondo me non ha ancora avuto lo spazio per giocare, quindi col tempo farà vedere. Ma poi Aslani è un cesso, dai, Aslani è un cesso. Ma Luca, ma che cosa stai parlando a fare? È un bellissimo ragazzo. Ilaria, no, ecco, evitiamo. Ma che dì, non sia geloso Ortelli. No, Ilaria, al volo e poi chiudiamo. Esteticamente, meglio Aslani o Ortelli? Solo questo. Attenzione. Ma perché? Non faccia la paracula, Ilaria. Non faccia la paracula perché Ortelli è qui. Vabbè, ma Ilaria, ma non rispondere. Ma Ilaria, non rispondere alle provocazioni di quel tipo. Devi rovinare il content. Falla rispondere. Risponda. No, vabbè. Cristian è nel mio cuore. Proprio Cristian superiore. Aslani sopra. Giustamente. Luca, ti devo dire? Ma Luca, ma dai, ma... Basta, lasciamo poi parlerete tra di voi. Allora, Dani, Manu, chiaramente, rimanendo in casa Inter, c'è anche un tema importante, che è quello di Lukaku. Sì. Perché proprio tu, con la tua penna, scrivi che viaggia spedito, c'è una tabella per riaverlo al top. Sì, è molto probabile che Lukaku non parta con i compagni per l'amichevole che l'Inter affronterà a Siviglia sabato prossimo, ma non perché ci sono state ricadute di sorta nel suo percorso di riatletizzazione, bensì perché si è deciso fino a questo momento che forse l'ipotesi migliore è quella di lasciarlo lavorare da Piano Gentile nei prossimi giorni. Quindi da quello che è stato deciso fino a questo momento, Lukaku tornerà in campo nell'amichevole che l'Inter affronterà contro la Regina al rientro da Siviglia, quindi l'amichevole che vedrà di fronte i due fratelli Inzaghi. Avrà quell'amichevole e l'amichevole col Sassuolo per capire poi a che punto è effettivamente. Sta giocando tanto Lukaku. E il minutaggio che potrà avere a disposizione la partita col Napoli. Quindi facci una previsione: dal primo minuto quando? Che partita? Dal primo minuto, secondo me, col Sassuolo in amichevole il 29 di dicembre e col Napoli un'oretta in campo. Sì, ma del 2026, Daniele, del 2026 lo vediamo. Basta farti in nemici, qualsiasi tifoseria. Io, se è ancora in forma, non toglierei Dzeko, che però sta facendo benissimo. Cioè, a parte tanto rispetto per Lukaku di 2 anni fa, però non toglierei mai questo Dzeko, onestamente. Oddio. In questo momento della stagione nemmeno io, proprio perché lui ha dimostrato già di essere
in ottima condizione di essere ancora quello lucido di un tempo, ha un rinnovo di contratto che vuole di discutere le cifre migliori possibili e quindi ha tutta l'intenzione di essere ancora. Facciamo un pool, Eneris, col Napoli parte Dzeko o Lukaku, vai, vai, e, dai. E soprattutto volevo chiedere se sul mercato si sa qualcosa di Alvarez, visto che ho visto che ormai Lukaku è stato sostituito, magari anche l'Inter sta facendo un pensierino per Alvarez. Ma Julian? Eh sì, lo so, cioè, ho visto anche un tweet di Manfred su Lautaro. È molto, ma molto posso dire due parole su... Poi mi fate di due parole su... Si oscura, prego. Mi fate prego, di due parole al volo su Alvarez, però incazzare parecchi, no? Allora, Julian Alvarez fa la panchina al Manchester City. Ma grazie. Cioè, Alan... È oggettivo, non è che sto dicendo un'opinione, è oggettivo. Okay. Julian Alvarez va al mondiale e ieri diciamo che trascina insieme a Messi la sua squadra in finale, no? Perfetto. Analizzate le tre azioni di Julian Alvarez. La prima, una follia della difesa croata, non so per quale motivo, quelle robe non le vedo neanche a scuola calcio. Sbaglia il pallone clamorosamente e sbaglia il movimento del difensore, lì fa un disastro e calcio di rigore netto. Ma lo sai che questo contenuto l'avresti già potuto vedere due ore fa? E perché non lo sai? Perché non sei abbonato. Quindi che devi fare? Devi andare sul nostro canale, perché da oggi sono disponibili gli abbonamenti a solo i 2,99€ su OCV Sport. E che ti danno questi abbonamenti? Ti danno innanzitutto questi tipi di video qua, cioè gli estratti della live, due ore prima rispetto agli altri per poterteli vedere, commentare con gli altri, mentre gli altri dicono non so che è successo, però non l'ho visto, perché non sei abbonato. E oltre questo hai anche tutte le live integrali di Twitch disponibili qui su YouTube. E quindi che aspetti? Abbonati al nostro canale YouTube se hai piacere di supportare la nostra community per avere dei contenuti originali inediti anche qui su YouTube. Grazie. Julian Alvarez non sta vedendo il mondiale, c'è la TV rotta, è stato disconnesso da tutti i canali perché... Allora, quattro reti, innanzitutto, vice capocannoniere del mondiale, non dimentichiamo. In più, guardate il lavoro che lui fa per la squadra. Lautaro ormai stava lì fermo, mi sembrava Icardi 2.0, aspettare palloni come quello che gli arrivano in area e spararli su in curva. Julian si muove, dialoga coi compagni, ha giocato anche a ala questo ragazzo, vero. Si sacrifica, è un 2001, lui è il futuro, poi non gioca al Manchester City, ma vorrei vedere chi gioca al Manchester City, guardate un po' chi gioca Haaland, vai a rubare il posto a Haaland, ma in tutte, e ve lo sottoscrivo ora, in tutte le squadre della nostra Serie A, Julian sarebbe titolare. Ma assolutamente ma sì. Ma cazzo, ma che analisi è? Ma ragazzi, ma che analisi è? Ragazzi, la verità, ma Damiano, ma mancherebbe pure che ne è titolare. Non l'hanno pagato 80 milioni. Ma quali 80 milioni? Ma non faccia disinformazione, ma si vergogni. 20 milioni. Così poco. Sì. Così poco. Vado a controllare, vado a controllare. Prima ha detto che è forte, adesso è poco, 20 milioni. Penso. Deve controllare, però poco fa dicevi, Julian, a che cosa serve all'Inter? Così, ma ragazzi, Lautaro è finito. Ma che firma hai visto? Ma che ho detto? Ma che firma hai visto? Qualcuno, ma Lautaro è una pippa rispetto a Julian. Lautaro giustamente è stato panchinato. Lui, Lautaro, ha iniziato il mondiale solamente per un credito che aveva con la nazionale, visto che gli ha fatto vincere meritatamente la Coppa America. Vabbè, quando hanno esperto, visto che grande ci sta a farlo partire titolare. Messi dopo tre allenamenti con questo ragazzo ha detto: io di numeri 9 a quest'età non ne ho mai visti così. Ha fatto tre allenamenti con Julian Alvarez, ha detto questo di lui Messi, che non è l'ultimo cretino. Sentiamo Daniele che voleva parlare. Io vai. No, delle volte magari si corre il rischio, per sottolineare i meriti di un giocatore, di andare a screditare involontariamente o comunque ingiustamente un altro. Nessuno, secondo me, si permetterebbe di togliere i meriti a Julian Alvarez per quello che è stato il suo mondiale fino a questo momento, tanto di cappello assolutamente, ma che Lautaro sia un giocatore finito, secondo me è una conclusione assolutamente nazionale. È soltanto ed esclusivamente, a mio modo di vedere, una questione tattica. Lautaro Martinez ha sempre dimostrato il meglio di sé con un attaccante di peso di fianco.
con Messi inevitabilmente in questo momento soprattutto sta facendo più fatica, ha fatto più fatica. Gli possiamo imputare lo scarso feeling col gol, soprattutto nell'ultimo periodo, ma non gli possiamo imputare la dedizione, l'abnegazione, il lavoro che fa in copertura, il lavoro che ha fatto anche peccato con che l'Inter. Sia un attaccante. Non ce ne sono di diversi attaccanti. Beh, ci sono gli attaccanti che l'anno scorso ha fatto un sacco di gol. L'anno scorso e attaccanti che magari fanno un tipo di lavoro diverso. Guardate che secondo me invece ha contestualizzato il lavoro che fa Lautaro Martinez, non sarà continuo e forse questo è il suo limite fino a questo momento. Alvarez ne ha fatto il doppio, fase realizzativa però non a livello di prestazioni. Quello ma anche a livello di prestazioni, Daniele, secondo me a livello di prestazione è proprio Lautaro ha fatto cagare, cioè io ho sempre difeso Lautaro anche quando c'era secondo me di una roba del genere. Ma io non dico solo visto che una partita questo di non è il mondiale Martinez. Di Lautaro, beh io l'ho visto tutte se le prede dell'Argentina, ci sono anche le live, se per questioni di centimetri Lautaro avesse segnato quei due gol con l'Arabia Saudita e quei due gol fossero stati buoni, staremmo parlando di un altro mondiale, perché a livello anche mentale ha palesato. E se io ci avessi due ruote sulla schiena sarei una carriola. No, ragazzi. Il pressing forsennato di Julian Alvarez in avanti è devastante, cioè ha cambiato totalmente l'Argentina. Lautaro Martinez fa costantemente ogni domenica da 3 anni almeno a questa parte. Intanto sì, Daniele, Lautaro in panchina, l'Argentina vince. Ha fatto schifo la gara questo mondiale. Perché secondo me è una questione tattica, come ti dicevo prima. È una questione di testa. Appunto, come dici tu, ce le ha Lautaro quelle cose, però non le ha fatte vedere. Si tratta anche di mentalità. Lautaro, se avesse segnato quei due gol con l'Arabia Saudita, che poi gli hanno annullato, giustamente, sarebbe un altro mondiale per lui, perché lui sarebbe molto più motivato di testa. Uno come Alvarez che entra, segna, gioca bene, si prende fiducia in se stesso ed è normale che automaticamente giochi meglio, però non si può dire che Lautaro date un fazzoletto agli interisti, date un fazzoletto agli interisti, scusa Ilaria, però se hai bisogno di trovare il gol per trovare la motivazione ad un mondiale, una cosa che avviene una volta ogni 4 anni, allora c'hai un problema davvero di testa, perché dovresti già essere motivato solo per essere lì. Sì, assolutamente, quello è guardate, vero. Guardate Faina che cerca statistiche per avere ragione sul no, non ce l'ha ragione, ma l'ho trovata una, aspetta, mo arrivo. Sì, sì. Io dico che dopo una partita da titolare segni quei due gol che alla fine non vengono annullati, poi parti panchinaro perché non giochi un bel mondiale, perché Lautaro non sta giocando assolutamente un bel mondiale e io lo ripeto, non è il suo mondiale quest'anno, non è che si può fare altro, però ti demotiva comunque sapere che stai in panchina, entri quegli ultimi 10 minuti, giochi però non dai il meglio di te, ti demotiva, cioè è proprio... Allora, perdonami Lara, mi collego per fare un altro discorso, a me scoccia che si fanno queste parentesi su Lautaro, che comunque ha avuto spazio, ha avuto un po' di campo, un po' di minutaggio, a differenza di un altro giocatore che secondo me è 4 volte più forte di Lautaro, che non ha mai giocato questo mondiale a parte ieri 5 minuti. Dybala. Paolo Dybala. Come si fa a lasciare in panchina Paolo Dybala? Poi possiamo anche negarlo, adesso arriveranno i negazionisti, ma Paolo Dybala sta in panchina per volere di Leo Messi. Dite quel cazzo che volete, ma Paolo Dybala sta in panchina perché Leo Messi... No, perché Leo Messi vuole che stia in panchina. Ma dai, ma entri 30 minuti, ti puoi giocare anche la possibilità di fare 5 minuti in finale, entra passeggiato, ma di che stiamo parlando? Ho paura. Sul 3-0 hai la prima opportunità di giocare al mondiale, entri e passeggi. Ho paura. Dai, giustamente sta in panchina. Grande, ho paura. Leandro, arriverà presto una risposta di Asso, immagino, in chat. Attenzione. Prego, fai. Ha già iniziato male Asso oggi, Caro il mio Andy 9 appena sveglio. Ti consiglio di studiare. Dica professore. Facciamoci due risate. Lautaro Martinez è stato il titolare della cavalcata vincente dell'Argentina in Coppa America. Ed è quello che porta, rispetto a Lautaro Martinez. Porta rispetto a un giocatore fenomenale. Porta rispetto. Perché allora sei sordo. Porta rispetto. Non sono sordo. Perché una rondine non fa primavera. Vedremo se Julian Alvarez farà la carriera che ha fatto Lautaro Martinez. Caro il mio Andy 9. Vedremo cosa farà. Lui ha giocato la prima titolare perché aveva il credito. Lui ha fatto vincere meritatamente a quell'Argentina la Coppa America, però il credito è finito. Perché chi è il cane? C'è qualcuno che ha un cane che abbaia da 3 ore e sto provando a capire. Ilaria, no, bravo, mutati quando non parli, tranquillo. Esatto. Vai. Vai, Andy. Allora,
lui è nell'Argentina finito, perché ci abbiamo un 2001 che segna, corre, combatte, guardate la progressione che fa ieri, si fa 80 metri di campo, c'ha la garra, c'ha veramente... E Lautaro non corre, a Lautaro non corre. Lautaro corre molto meno. Tu le partite meno. In Italiana la vedi, Andy? Io capisco che tu vedi meno. La Sampdoria, che è un altro calcio, ma tu devi guardare... Andiamo sul personale, dai. Che io calcio lo guardo tutto. Ma però, come pare, amico mio, perché no, se dici una cosa del genere sei una stronzata, scusa. Guarda un po', allora, Messi prova a far segnare Lautaro contro l'Australia in tutti i modi possibili e immaginabili. E lui la ci sono le giornate, no, Andy, ci sono le giornate. Pure noi abbiamo fatto provare Messi a segnare Jorginho e un anno prima gli dicevamo che doveva prendere il pallone d'oro. Amico mio, succede, eh? Non è, che, succede, è una scienza però, guarda, esatta nel calcio. Il mondiale succede una volta ogni quattro anni. Ma voi siete dei risultatisti, tu sei un risultatista, perché tu dici Julian Alvarez ha giocato un top mondiale e vaffanculo, mi è cascato tutto, ecco, manco la luce. Tu dici no, Julian Alvarez ha giocato un top mondiale, ma nessuno sta dicendo che Julian Alvarez sia scarso, Andy. Ti stiamo semplicemente dicendo che per glorificare un calciatore, te l'ha detto Vitiello prima, per glorificare un calciatore non devi distruggerne per forza un altro. Damiano, nel calcio ci sono le gerarchie, nel ruolo ci sono le categorie, no, uno, le gerarchie, no, le gerarchie. Nel numero 9 ce ne sta uno. Se uno fa meglio, se uno si impone, perché ogni anno, ogni stagione si riparte da zero, quello che è successo prima conta un cazzo. Se quello lì ti sta facendo vincere un mondiale, perché bravo, lo dice il calcio, bravo, va bene, giusto, se vediamo. Quello lì ti fa vincere un mondiale, quello lì gioca titolare, poi caso mai, tra due anni farà cagare e ce ne sarà un altro. Però mi sa che forse non mi spiego male io, non è colpa tua. Vai. Io non sto dicendo che Julian Alvarez Paralucci, non stia facendo bene in questo mondiale. Ti sto semplicemente dicendo che non devi demonizzare Lautaro Martinez per un mondiale che non è, al quale non è stato al suo livello. Punto. Perché Lautaro Martinez in Italia, perché gioca in Italia, non è che gioca in 100.000 squadre, è un signor giocatore. Un guarda signor la carta giocatore d'identità di Julian. 25 è un anni, 2001, Lautaro, 26, ha una possibilità Lautaro di crescita enorme, può diventare uno dei migliori bomber d'Europa. Gioca vedremo. Taralucci, Taralucci. Vedremo. Come al solito, Taralucci e vino. Ad oggi non gioca. Faccio un piccolo check, faccio un controllo. Non state comunque, cioè, non state dicendo cose che non vanno d'accordo. Cioè, Martinez è un ottimo giocatore, nessuno glielo toglie. E Alvarez, secondo me, è un futuro fenomeno. Quindi alla lunga penso che Alvarez in proporzione farà una carriera superiore, ma di gran lunga, cioè, però non che Lautaro sia una pippa. Lautaro fa, io non ho detto che è una pippa, lo vedremo al prossimo mondiale. È stata a far passare come una pippa dentro a sta live. No, per me io, se ne devo scegliere uno, scelgo Julian, cazzo, io no. Meno male che Scaloni la pensa con me. Io scelgo Dybala. Perché Scaloni è bello per questo pure, Come te sarebbero già a casa a mangiarsi l'asado. Allora, Ilaria, tu che dici? Smutiamola. Io lo ripeto, ecco, ribadisco. Non si può dire che Alvarez possa avere una carriera della Madonna per un mondiale, calma, perché si sta esaltando tantissimo, è un ottimo giocatore, sicuramente è giovane. Ma lei è di Torino, Ilaria? Però, io sì. Ah, di Cuneo, no, per giusto per confermare la tesi che a Torino non ci sono juventini, però no, era giusto una cosa nostra. Non ci sono, infatti. Ah, ci sono. Ma lei è siciliano. Infatti, cosa ne sa lei, Leandro? Vabbè, perché a Torino ci sono torinesi, scusate. No. Io comunque vorrei far presente a Ilaria che nel River Plate, che non sono gli ultimi scappati di casa, sono Giulia, la squadra più forte 21 partite, 18 gol prima di andare al City, così di cui in una partita 5 gol, tra l'altro, se non sbaglio. Allora sì. Vai Ilaria, finiamo che no, che ci sì, vai. Volevo dire che per questo non si può esaltare un giocatore al momento, magari tra qualche anno chapeau, cioè con tanto di cappello se continua la stagione così. Poi vabbè, io al momento non lo paragonerei mai con Lautaro. Io mi tengo Lautaro personalmente. Ti tiene Lautaro. Allora, ragazzi.
Anche tu, Manu? C'è poco da dire. Un giocatore che fino a ieri ti trascinava l'Inter contro il Barcellona. Ma di cosa stiamo parlando? Cosa ha fatto Julian per ora? Ha fatto un buon mondiale, va bene, ma vediamo col tempo cosa farà. Infatti, se farà almeno il 10-20% di quello che ha fatto Lautaro.